Buona giornata a tutti dalla Latteria Cooperativa Sociale Sant'Adi con il presidente Massimo Impera, che ringrazio su Media Web TV. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a chi ci sta vedendo in questo momento. Vi voglio raccontare innanzitutto da dove siamo ubicati e cosa ci circonda, le bellezze che ci circondano. Noi siamo nel comune di Sant'Adi, nel Sulcis Iglesiente, in Sardegna naturalmente, e siamo a due passi dal mare, quindi alle bellissime coste di Capoteulada, di Sant'Anarresi e di Masainas e di Sant'Antioco, e immersi nella foresta di Pantaleo, una foresta di leci secolare, una bellezza della natura, un patrimonio che tutti noi dobbiamo preservare. In questa cooperativa noi trasformiamo quelli che sono i frutti di questa foresta, i frutti dei nostri bei boschi e i frutti dell'area del mare. Quello che ci porta la salinità è una fragranza che viene poi trasmessa dentro il nostro formaggio, perché noi siamo produttori di formaggi ovini e caprini. Abbiamo grandi eccellenze come il Gran Sant'Adi, come il Prato di Sant'Adi, come il bellissimo Pantaleo, che è un caprino fatto dal latte che proviene dall'omonima foresta di Pantaleo. È un latte che porta tutti i sapori della montagna, porta tutte quelle fragranze che tutti noi vorremmo avere a tavola. Siamo in un territorio che ha delle bellezze eccezionali. Oltre a quello che vi ho già detto, vi voglio raccontare anche tutto ciò che offre il mio comune, perché ho l'orgoglio e l'onore di essere anche amministratore nel mio comune, perché sono assessore nel mio comune. E vi voglio raccontare che noi, oltre ai grandi formaggi, produciamo grandi vini con Cantine Sant'Adi, grandi vini con la piccola cantina, anche delle piccole eccellenze. Abbiamo dell'olio che è invidiato nel mondo, noi siamo anche città dell'olio. Produciamo degli oli di una fragranza eccezionale, degli oli puri. Abbiamo del pane che vengono a comprarci da tutti i territori, che racconta quello che siamo noi. Quel pane, il nostro civraju e i nostri pani farciti hanno dentro tutte quelle che sono le produzioni del nostro territorio, hanno dentro il nostro olio, il nostro formaggio, hanno dentro la nostra ricotta, le nostre cicciole, hanno dentro anche le nostre olive, quindi sono rapportati a tutto quello che è il territorio. Io invito tutti voi a venire a trovarci, a visitare le bellissime grotte di Zuddas, a visitare il sito di Paniloriga, il nostro museo, tutte le bellezze che abbiamo, a venire a trascorrere qualche giorno nel nostro territorio e per conoscerci, e sarete ospitati da noi come se foste gente di famiglia. Ecco, Presidente, parliamo un attimino anche della produzione, no? Di questo stabilimento. Il prodotto viene esportato in Italia o maggiormente all'estero? Il nostro stabilimento fa delle produzioni che vengono esportate principalmente negli Stati Uniti d'America attraverso dei nostri collaboratori, dei nostri partner. Altre produzioni vengono commercializzate direttamente nel nostro spazio aziendale e attraverso canali, attraverso i nostri negozi che propongono le nostre eccellenze. Noi abbiamo fatto una scelta importante, quella di diversificare dal pecorino romano, che in Sardegna è la maggioranza della produzione di pecorino romano. Noi abbiamo fatto questa scelta coraggiosa e importante, stiamo cercando di portarla avanti con grande forza e con grande caparbietà, puntando a dare il territorio ai nostri clienti. Insomma, per concludere questa bella intervista, cosa vuole dire magari a coloro che vogliono avvicinarsi qui, oltre a venire in Sardegna per il mare, a venire a Sant'Adi? Guardi, io a coloro che vogliono avvicinarsi qui gli direi: venite, provate, perché Sant'Adi è un incontro visivo bellissimo, quindi darà la gioia alla vista e al palato, perché non posso trasmettergli in un video quello che degusterebbero al palato. Solo questo gli voglio dire. Grazie Presidente. Prego.